La Lecciso tuona dopo l'addio con Albano, Romina, ha superato i limiti. La Lecciso tuona dopo l'addio con Albano, Romina, ha superato i limiti. Puntuale come un orologio svizzero, ecco la replica di Loredana Lecciso all'ultimo intervento TV di Albano. Che ieri in diretta a Storia Italiana ha ricostruito il loro addio. Il cantante ha detto che non è colpa della ex moglie Romina Power e ha invitato Loredana a dire perché ha lasciato Cellino a dicembre senza più tornare. Il fatto che Albano dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero 6 se lo vedi al contrario è un 9. Con questo non dico che la colpa sia esclusivamente di Romina. Comunque credo alla sua buona fede, probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina. Se avesse pensato che tutto ciò avrebbe potuto ferirmi l'avrebbe arginata. Romina ha superato certi limiti e mi ha dato fastidio. La Lecciso spiega per la prima volta perché i primi di dicembre ha lasciato Cellino San Marco. A dicembre ho lasciato Cellino perché dovevo fare un piccolo intervento già programmato. E sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello, Luca, chirurgo estetico di fama, NDR. Su quella partenza, però, si sono creati dei malintesi, e così sono rimasta lì. Ho mandato i miei figli con i nonni a Cellino per trascorrere il Natale con Albano, ma ho preferito restare sola a riflettere. Non ero nella condizione psicologica di stare lì. Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un'ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Albano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in TV, seppure ironicamente, Romina che dice di essere innamorata di Albano, secondo me lancia un messaggio sbagliato. Mi sono sentita esclusa. Ci sono state circostanze in cui mi sono sentita esclusa, precisa, come il matrimonio di Christelle, la figlia di Albano e Romina. Dove sono stata invitata solo all'ultimo giorno da Albano. Non sarei mai andata, era giusto che lei si godesse la sua festa, ma mi ha fatto male. Sono stata la prima ad auspicare che formassimo tutti insieme una grande famiglia allargata, ma ho capito che c'erano delle resistenze. Vorrei la stima di Romina. Voglio riconquistare la grande stima che legava me ad Albano. A me non interessa il rapporto perché i rapporti cambiano, si trasformano, l'importante è ritrovare la stima. E mi piacerebbe avere grande stima anche per Romina, vorrei che se la meritasse e che io meritassi la sua, ci dobbiamo lavorare. Tornare a Cellino? Ci sono stata settimana scorsa per portarci i miei bambini, Cellino è la patria dei miei figli, è la loro vita ed essendo molto legata a loro è anche la mia vita,